Prima che inizia questo video, se mi mettete un bel mi piace, arriviamo a 1200, vi farò un altro video che è popposo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, oggi parleremo di un argomento che mi avete chiesto in tanti, che è il video in cui analizzerò la differenza tra due generi musicali, che sono il K-pop, ossia il pop coreano, e il J-pop, che è il pop giapponese. Allora, queste categorie vengono spessissimo ammassate in un'unica categoria da molti, come per esempio... soprattutto che sono giapponesi, non mi fanno ben sperare. Allora, non voglio commentare perché sono un signore, però stendiamo un lungo velo pietoso. Comunque, volevo dirvi che questi due generi sono completamente diversi l'uno dall'altro e secondo me sono tanti diversi l'uno dall'altro quanto lo sono dal pop americano. Dal punto di vista dell'immagine, dal punto di vista del marketing, dal punto di vista dello stile, di suono ed anche d'accessibilità. Sono due universi praticamente a parte. Tuttavia rimangono due generi secondo me incredibilmente affascinanti. Andiamo a vedere adesso alcuni dei punti che differenziano il J-pop da il K-pop. Allora, quando si parla di immagine dobbiamo subito dire che l'immagine di un gruppo pop è altrettanto importante, se non quasi all'inizio addirittura più importante secondo me della musica stessa, perché se l'immagine non è abbastanza forte difficilmente questo gruppo riuscirà a avere successo e a farsi ascoltare proprio agli inizi. E devo dire che è proprio l'immagine che è importantissima sia nel J-pop che nel K-pop, però secondo me è veramente diversa, perché se noi andiamo a vedere il Giappone regna suprema l'immagine del kawaii, basta che diate un'occhiata alle AKB, alle Baby Metal, a Chiari Pamio Pamio, tutte creazioni diverse musicalmente ma che concettualmente hanno un immaginario super kawaii, mentre nei grandi nomi del K-pop sono sicuramente più influenzati dai media occidentali e anche il fashion che indossano è più street fashion style, diciamo, e hanno costruito la loro immagine su un'apparenza un po' più sexy magari, o un culo un po' più esplicito. Oddio, ovviamente ci sono dei momenti kawaii, specialmente quando i cantanti K-pop vanno in qualche programma TV, però se voi guardate i music video secondo me mediamente tendono di più al cool che al kawaii. Secondo me il J-pop è sempre stato improntato sul mercato locale e quindi non ha subito molte influenze musicali esterne, mentre il K-pop sono stati sicuramente più influenzati dall'occidente, come per esempio all'hip hop americano o anche alla R&B, e questa è una delle ragioni che ha permesso varie collaborazioni K-popose come Anderson .Paak o anche più recentemente in Idol la collaborazione con Nicki Minaj. C'è anche da dire però il fatto proprio di una questione anche di marketing, perché comunque se voi pensate il Giappone c'ha 130 milioni di persone, più di due volte più grande della Corea, e grazie a questo enorme numero di popolazione finanziariamente non è che c'è un bisogno di questa industria del pop giapponese di espandersi all'estero e di attirare un pubblico straniero, quindi semplicemente non lo fa, anche perché comunque al K-pop gli è andato bene che è riuscito a espandersi bene all'estero, però non è così facile. E poi comunque per fare sì che un cantante venga riconosciuto all'estero bisogna fare una costosissima promozione per questo artista e non necessariamente poi ciò potrebbe portare un guadagno, e quindi anche molto rischioso, oltre al fatto che non è detto che un prodotto che funzioni in Giappone funzioni anche all'estero, perché non è che il prodotto del J-pop, come vi ho detto, non ha mai subito delle influenze straniere, quindi è difficile che magari sia così accessibile a un audience occidentale, quindi è anche più rischioso del K-pop da portare all'estero. Poi vabbè, è vero che ci sono alcuni gruppi giapponesi che sono riconosciuti all'estero, come ho detto prima, Chiari Pamio Pamio, Baby Metal e anche in parte un po' le AKB. Però ci sono anche tanti artisti grossissimi che hanno provato a espandere all'estero, però non ci sono riusciti con lo stesso successo, come le Parfum o gli SMAP. Ciò forse è dovuto in parte al fatto che tanti fan del Giappone o comunque della musica giapponese vedono sempre nel Giappone qualcosa di strano e bizzarro, e quindi Chiari Pamio Pamio è perfetta perché è più strana e bizzarra di lei. Ma se c'è un J-pop magari un po' più normale in cui non si vestono in modo assurdo, magari attira meno e c'ha meno impatto. Un po' quando ci sono le notizie sul Giappone, sapete quei titoloni? I giapponesi sono, in Giappone si fa... Cioè, se fossero cose normali attirerebbero di meno. Mentre vi vedete questa qua con ste capigliature così originali, ovviamente c'ha più impatto.
Comunque, a differenza invece il K-pop ha una popolazione molto più limitata perché sono solo 50 e un po' più di milioni e quindi ciò li porta a un bisogno proprio di crescita a livello internazionale se vogliono fare un bel gruzzolo. Non a caso c'è sempre di solito in un gruppo coreano quel componente che è metà americano o comunque almeno qualcuno che parla benissimo inglese. E questa cosa comunque del fatto che ci sia un membro che parla inglese sicuramente ha reso questo genere più accessibile al pubblico occidentale, perché almeno possono fare le interviste anche con Ellen, vedete? E al pari degli artisti occidentali, il K-pop hanno anche firmato degli accordi per la distribuzione internazionale e sono ampiamente disponibili su vari servizi di streaming come Apple Music, Spotify e ovviamente YouTube. Tuttavia in Giappone le società sono un po' più vecchio stile e quindi non hanno adottato questi metodi con la stessa velocità. E basta vedere l'esempio di Sony Music, che c'è stato per un lunghissimo periodo, forse per alcuni artisti tutt'oggi. Se eri in Giappone, aprivi YouTube e volevi ascoltare la canzone di un artista Sony, non te la davano se eri in Giappone. Se invece eri all'estero potevi ascoltarlo, che è una cosa assurda, perché c'è un cantante che è famoso in Giappone. Se la canzone è available per i giapponesi, poi ovviamente questa canzone su YouTube farà un bel numero di visite e quindi aumenterà le possibilità che vada in tendenza e venga più vista anche da altri paesi e da altri possibili fan. Però questa cosa che la Sony abbia bloccato la possibilità di essere vista su YouTube in Giappone stessa, diciamo che secondo me l'ha molto penalizzato. Vi ho fatto l'esempio Sony, ma potrei fare l'esempio di molte altre case discografiche. Magari adesso hanno cambiato questa loro politica, però il punto è che prima lo fai, più possibilità hai che la tua etichetta cresca. E questo è dovuto sicuramente comunque a un sacco di leggi restrittive del copyright sul fatto della musica e anche dal momento che in Giappone comunque si vendono ancora tantissimi CD fisici. Soprattutto le IKB, ma quello è un altro discorso. Ciò comunque porta secondo me a una mancanza di accessibilità al mondo del J-pop per i fan internazionali. Comunque in conclusione, tutte queste differenze di immagine, stile, attenzione al mercato ovviamente si sono ripercosse sulla musica e sulle scelte che faranno poi musicalmente. Quindi non c'è da stupirsi se entrambi i generi sono completamente diversi e sebbene tutti e due sono destinati per un pubblico mainstream, c'è da dire che le voci dolci e super acute dei cantanti J-pop sono meno accessibili secondo me a un mainstream occidentale. Vabbè, questo è quello che penso io, non lo so cosa ne pensate voi, scrivetemelo nei commenti, scrivetemi anche che cosa preferite voi tra il J-pop e il K-pop, o se avete dei gruppi J-pop o K-pop che vi piacciono, scrivetemeli qui sotto che sono curioso di sapere. Io devo dire che non ho una preferenza, però vedo comunque nel K-pop che c'è uno sguardo un pochino più al futuro, mentre il J-pop è più legato alle tradizioni e si sta evolvendo molto meno rispetto al K-pop. E soprattutto nel K-pop i cantanti devono fare un training molto molto lungo e devono sudare tantissimo per imparare a cantare e ballare benissimo, cosa che negli artisti giapponesi c'è molto meno. Quindi a livello proprio di vita penso che i cantanti coreani siano proprio una spanna sopra rispetto alla media dei cantanti giapponesi. Non sto parlando di tutti, non prendete queste parole travisatele, non sto dicendo che il K-pop sia migliore del J-pop, però che ci sono delle grosse differenze proprio alla base, anche perché il K-pop cercano sempre di scegliere penso i più belli, mentre in Giappone se voi prendete le IKB non sono le ragazze più belle del Giappone, ma questo l'ha detto mi sembra uno dei produttori delle IKB, devono essere proprio delle ragazze della porta accanto. Se tu fossi in una classe di 20 studenti ragazze, loro dovrebbero essere non la più carina, non la seconda più carina, ma la terza o quarta più carina della classe, capito? Non la più bella, ma la terza o quarta. Così i fan riescono più a relazionarsi anche con questi idoli. Vabbè, non lo so, ditemi che cosa ne pensate voi, fatemelo sapere qui, mettete un bel mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! PS, sul canale in giapponese è uscito un nuovo video, correte a guardarvelo ed iscrivetevi anche a quel canale. Ciao! Oh,
げる